il problema della celiachia. Oggi abbiamo con noi il dottor Cono Casale, buonasera. Buonasera. Che invece, diciamo, esporrà un discorso e cercheremo di dare qualche informazione a livello puramente divulgativo per qua, e per fare chiarezza, ovviamente, perché poi questo è un problema che tocca, se non sbaglio, 100.000 persone in Italia, forse qualcosa di più. Qualcosina di più. Forse addirittura qualcosina di più. Diciamo diagnosticate. Esatto. Dal punto di vista meramente medico, infatti, il dottor Cono Casale è un gastroenterologo e cercheremo anche di andare a vedere se c'è, come ci raccontano effettivamente, e vi assicuro che c'è una differenza tra chi è celiaco e chi ad esempio è semplicemente allergico al grano o piuttosto ha una sorta di sensibilità nel assumere prodotti a base di glutine, prodotti a base di glutine che poi inevitabilmente fanno parte della nostra dieta mediterranea, per fortuna, ma ovviamente per queste persone, per questi soggetti, ai noi dovremmo dire. Esatto. Allora, abbiamo detto, statisticamente è qualcosa che ormai è diventato un problema più che rilevante, no? Sì, assolutamente sì. Anche gli stessi ristoratori, ristoranti, attività che comunque vendono cibo, alimenti si sono adeguati. La domanda che tutti si fanno, ma come mai prima non se ne sentiva parlare? C'era e non riuscivano a dargli un, a appiccicare un nome a questi allora, sintomi, oppure semplicemente è qualcosa che è esplosa adesso? Bella, ti ringrazio per la domanda perché è molto importante fare un attimino il punto della situazione. Allora, velocemente, la celiachia, quando parliamo di celiachia parliamo di una patologia autoimmunitaria e che in Italia ha una prevalenza molto alta, cioè un 1% di prevalenza, cioè partendo dai 60 milioni di italiani noi ci dovremmo aspettare allo stato attuale 600.000 celiaci. Sì. Attualmente i diagnosticati sono un terzo, sono un po' meno di 200.000, per cui significa che sono tanti celiaci ancora a piede libero e sta a noi trovarli. Ecco qui. Perché dici questo? Perché sta a voi trovarli? Nel senso, avranno una sintomatologia esatto, che li farà stare male, sì, e li porterà a fare delle analisi, dei controlli, no? Esattamente, però adesso quello che si vede soprattutto nelle diagnosi in età adulta, si vede una sintomatologia che è poco intestinale, cioè il classico malassorbimento, la diarrea, il dimagramento, sì, si vede molto di meno, si vede delle patologie che ci fanno sospettare ma che magari qualcuno non ha detto ai lavori, non arriva, o certo, un'anemia, un malassorbimento solo di ferro, un'osteopenia, un malassorbimento solo di calcio, problemi alla tiroide, cioè tutte delle sintomatologie extraintestinali più sfumate, dolori articolari per esempio, mal di testa, per cui tutta una sintomatologia sfumata che chi non ci pensa difficilmente ci può arrivare. Molto bene, molto chiaro. Il suo punto di vista anche sulla questione alimentare, la nutrizionista l'altro giorno, la dottoressa ci ha detto probabilmente questo aumentare esponenziale, diciamo, del problema è dato anche dal fatto che i nostri alimenti, proprio le materie prime, sono più raffinate, lo stesso grano, no? Ci ha raccontato molti pane, insomma, derivati, sono fatti con farine che vengono magari dall'estero, sì, trattate, sì, raffinate. Sì, 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 sì. Ci può stare, lei che è un gastroenterologo? Assolutamente, si parla di ovviamente le nuove farine sono comunque addizionate di glutine e il glutine nella celiachia, ma anche nelle altre due patologie che correlate al glutine, che è l'allergia al grano, la gluten sensitive, può avere un effetto irritante, ma poi la vera patologia sono le altre due, la celiachia e l'allergia al grano. C'è una raffinazione importante, quindi la grossa distribuzione purtroppo è quella che ci sono, c'è poca biodiversità nei cereali moderni, ovviamente c'è tutto un uso di fertilizzanti, se ne parla tanto di glifosato e cose varie, per cui questo porta a un arricchimento non solo di una proteina che già è nota tossica di glutine, ma sì, anche altre proteine che possono rivestire un ruolo importante, ecco, più forse nella gluten sensitive o nell'allergia al grano, ma non nella celiachia. Benissimo, allora siccome abbiamo toccato questo termine gluten sensitive, cerchiamo di fare chiarezza. Abbiamo detto quindi celiachia, poi c'è allora andiamo per gradi. Sì. Celiachia, allergia al grano. Esatto. È un'altra forma, esatto, ancora. Esatto, giusto? Esatto. Il grosso cappello, cioè proprio se noi dovessimo immaginare una, sì, flowchart per vedere, potremmo chiamare le patologie grano correlate, che fondamentalmente sono tre, le più note e anche le più frequenti.
La prima è la celiachia, sì. Cioè una vera e propria patologia autoimmunitaria dove l'unica terapia è un'astensione rigorosa di glutine. E qui, se mi permetti, mi piacerebbe stressare la cosa. Sì, come cioè no. Contro il fai da te. Cioè è importante che se qualcuno ha il sospetto di celiachia deve andare da un professionista che si occupa di questa patologia, perché non si deve mettere a dieta. Cioè i test anticorpali per poi far diagnosi di celiachia e nell'adulto poi un prelievo della mucosa intestinale devono essere fatti a dieta libera, perché se io poi mi metto a dieta copro la diagnosi, certo. E quindi non arriverò mai a una celiachia, certo. Ok? Quindi questa è la celiachia. L'allergia al grano è un altro patologia, sì. Che sta aumentando, perché si è visto, c'è tutto un discorso anche legato all'inquinamento ambientale, le allergie sono comunque in aumento, però fondamentalmente è un'allergia, cioè ha un target diverso, sono soggetti allergici che producono delle IgE specifiche verso il grano ed hanno una manifestazione più respiratoria che intestinale, proprio quello del, diciamo, sul versante allergologico. Quando io ho escluso queste due, okay. Mi resta la gluten sensitive, che è una diagnosi adesso attualmente, una diagnosi di esclusione, perché non c'ho un anticorpo come nella celiachia o le antitransglutaminasi o le IgE, il RAS specifico contro il grano per fare una diagnosi, ma ho dei sintomi sovrapponibili alla celiachia ma senza anticorpi e senza danno intestinale. Quindi paradossalmente la più pericolosa. E paradossalmente la più pericolosa è che sta, diciamo, anche un po' andando di moda, questa è cominciata dall'America, dove le star di Hollywood hanno cominciato, sì. A dire che miglioravano la loro performance anche atletiche ma anche, diciamo, artistiche, eliminando completamente il glutine. Quindi il business è proprio quello, è aumentato in maniera abnorme il mercato che vende prodotti gluten free. Assolutamente, ci sono proprio alimentari che vendono, esatto. Soltanto questi, allora, se è importante cibi. Per un celiaco seguire una dieta gluten free, il mio consiglio da, sì. Gastroenterologo con un, diciamo, un background scientifico, ma anche cioè, vicino al mondo della nutrizione, perché, certo. A mio avviso un gastroenterologo non può non parlare di, certo. Nutrizione, certo. È che meglio scegliere anche per un celiaco un gluten free più naturale, perché il problema dei prodotti confezionati, sì. Gluten free è che sono ricchi di conservanti, addensanti, ma anche di grassi, a volte anche di idrogenati, che quelli sono quelli pessimi, perché non avendo il glutine, che è la colla e ciò, esatto. Che tiene, esatto. Insieme il cemento, l'impasto, no? Dei mattoncini. Esattamente, questi sono iperaddizionati di sostanze, che di alimenti scarsamente nutritivi, ma che possono irritare maggiormente poi l'intestino, e poi si vede anche quest'altro mondo che è legato al microbiota intestinale, per cui bisogna fare attenzione. E su questa parola mi volevo ricollegare al fatto che bisogna ricordarci, lei mi corregga se sbaglio, che oltre ai classici pane, pasta, pizza, insomma, sì. Che sono intuitivamente, no, pericolosi per chi soffre di gluten sensitive o allergia o celiachia, troviamo anche tracce di glutine in alimenti insospettabili, ad esempio il caffè. Ad esempio, questo ci può essere. Devo dire che in Italia abbiamo un'associazione italiana celiachia, l'AEC, che, sì. Si occupa molto bene di queste, diciamo, campagne di informazione. Poi, ai nuovi iscritti, quindi alle nuove diagnosi di celiachia, viene fornito tutta una serie di un prontuario alimentare con tutti gli alimenti sicuri che devono avere, o la spiga barrata oppure, esatto. Proprio il CLIME scritto senza glutine, e comunque tutta una serie di informazioni, c'è, cioè, scritto l'ABC semplificato con il semaforo verde, rosso, giallo, sì. Sulla possibile contaminazione in alcuni tipi di prodotti. Devo dire che l'Italia sta molto avanti da questo punto di vista, perché ormai per il celiaco è veramente facile, soprattutto a Roma e dintorni, anche uscire, andare in un pub, sì, bere, sì, la, sì, birra, certo. Senza glutine, trovare un'alimentazione con menù predisposto senza, sì, glutine, sì, ormai quindi è molto dappertutto, facile. Nel paesino piccolo è ancora un po' difficile, però si arriverà. Tenendo conto, ripeto, il fatto che comunque è sempre importante, personalmente lo dico, non, certo. Me ne voglia nessuno, però scegliere comunque un alimento più naturale possibile. E attenzione a quello che possono essere dei cereali
che magari il kamut per esempio contiene glutine, per dire, nel couscous c'è il glutine, il farro è glutine, per cui bisogna stare attenti poi, ma questo si fa esperienza man mano che poi uno vive la celiachia sulla propria pelle. Assolutamente. Insomma. E allora mi raccomando, fate tesoro delle informazioni che vi diamo qui su Radio Radio by Net Room, e naturalmente seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook. Radio.